Purtroppo è una situazione molto brutta e siamo molto vicini ai profughi e alla gente che fugge dalla guerra. Le guerre non le vogliamo. È stata la Romania uno dei primi paesi ad accogliere i profughi ucraini che sono scappati dalle bombe di Putin. Proprio la comunità rumena aretina in queste ore, grazie alla collaborazione di un ristoratore, Roberto Gironi, con il suo locale Chilometro Zero, ha organizzato 3 serate per raccogliere fondi per il popolo ucraino. Esatto, sono donne e bambini e insomma sono stati accolti dal nostro paese questa sera, insomma. Ci siamo tutti mossi, siamo vicini alla gente che insomma soffre in questo momento. Mia moglie è rumena, ci racconta ogni giorno, parliamo con suo padre, con i suoi familiari che vivono al confine con l'Ucraina, nei pressi della dogana di Siret. Ci raccontano delle madri e dei bambini che arrivano dalle zone di guerra, sole, impaurite, separate dai mariti, hanno bisogno di aiuto. Sì, io e mia moglie e mia figlia abbiamo deciso di intraprendere una iniziativa di solidarietà. E quindi nel nostro piccolo, con questo ristorante, abbiamo deciso di fare una cena pro questi ucraini che stanno sfollando e vanno verso la Romania. Siamo molto contenti, c'è una bellissima comunità rumena qui ad Arezzo, ne siamo molto fieri. E con il popolo aretino sono molto partecipi. Quindi siamo contenti, stasera abbiamo tutto pieno, quindi speriamo anche nei prossimi giorni di continuare così.